una straripante Juve Stabia supera per 5-0 il Siracusa, un match che viene deciso tutto nel secondo tempo dopo una prima frazione abbastanza equilibrata, ma andiamo subito alle azioni degne di cronaca. Al settimo, due occasioni in pochi secondi per le Vespe. Tarantino mette in movimento di Andà, cross teso, ci mette una pezza Fornoni. L'azione prosegue, Albadoro supera Di Silvestro la sua conclusione, risponde ancora presente il portiere Retuseo. Al nono, Corona crossa per Albadoro che anticipa il diretto marcatore ma deve fare i conti con Super Fornoni. Al decimo, Tarantino direttamente da calcio d'angolo, Gnoffo ci mette una pezza salvando sulla linea. Al sedicesimo, cross di Tarantino, svetta Mauri, palla di poco alta. Al ventinovesimo, Spinelli prova la conclusione al volo, la palla smorzata, resta in area ed è Fumagalli in uscita bassa a sventare la minaccia. Al 37esimo Mancino in corridoio per Abate che supera Fumagalli, ma il signor operato di Isernia annulla su segnalazione del suo assistente per un fuorigioco molto discutibile. Al 40esimo cross di Tarantino direttamente da calcio d'angolo, Corona viene trattenuto vistosamente in area di rigore per il direttore di gara, però si può proseguire. Si va dunque al riposo, ma la Juve Stabia nel secondo tempo cambia marcia. Eppure al secondo De Angelis scarica su Abate la conclusione a giro del numero 11 Retuseo, ma è super Ermano Fumagalli che vola e mette in angolo. Al decimo cross di Tarantino per Albadoro che non riesce ad angolare di testa, si salva Fornoni. Al 13esimo lancio di Fumagalli, sponda di Albadoro per Tarantino che controlla con il petto e di tacco scarica per Corona, bolide imparabile del numero 9 stabiese, nulla da fare per Fornoni. Juve Stabia 1 Siracusa 0, secondo gol con la maglia giallo-blu per Re Giorgio. 24esimo cross di Cazzola dalla destra, Corona in volée di sinistro, palla al lato. Al 25esimo Tarantino si inserisce tra le linee, serve Corona che tutto solo davanti a Fornoni non sbaglia, terzo gol in 4 giornate per Re Giorgio. Al 33esimo cross di Mauri dalla destra, terzo tempo di Albadoro che sovrasta il suo diretto avversario e schiaccia in rete, Juve Stabia 3 Siracusa 0. C'è solo la Juve Stabia in campo e al 35esimo Raimondi si inserisce in area, Di Silvestro lo stende, calcio di rigore dal dischetto Vambacogu, respinge Fornoni, sulla ribattuta va Di Andà che mette incredibilmente fuori. 47esimo minuto, cross di Mbakogu dalla destra, Raimondi tutto solo di testa, deposita in rete, poker della Juve Stabia. Al 48esimo poi c'è spazio anche per la rete di Valtulina, Mauri serve in corridoio l'ex Torino che scatta in velocità, si presenta tutto solo davanti a Fornoni e lo batte per la quinta volta. Il match si conclude così, Juve Stabia 5, Siracusa 0, Siracusa che in pratica è scomparso dopo la rete del vantaggio delle Vespe. Juve Stabia che adesso dà continuità ai risultati, domenica prossima sfida a Pisa.